Nottata di paura e poi di costernazione per una famiglia di Magrè di Schio in cui 5 componenti sono stati tutti costretti a ricorrere alle cure del team di emergenza SUEM e del pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Orso in seguito all'ampio incendio che dopo la mezzanotte si è sviluppato nell'abitazione, scenario dell'intervento dei vigili del fuoco di Schio stanotte contro Barona e più precisamente uno stabile di datata costruzione su 3 livelli. La squadra del 115 è entrata in azione all'1:20 dopo la segnalazione da parte di un abitante del posto. La famiglia, composta da 3 adulti e 2 minori, è stata evacuata prima di intervenire con idranti e schiuma per limitare l'estensione delle fiamme già diffuse sui piani. Mentre dal comando dei vigili del fuoco di Padova si faceva giungere un'autoscala. In supporto alle operazioni sono giunti i pompieri volontari della caserma di Thiene. I 5 inquilini soccorsi sono rimasti leggermente feriti, presentavano i classici sintomi da intossicazione lieve. L'intera famiglia, precedentemente messa in salvo prima dell'arrivo dei soccorsi, è stata presa in cura dal personale del SUEM.